la formazione per la coscienza di classe. La coscienza di classe non c'è in natura, nella storia, nella società, non è compiuta, è manchevole. Però il proletariato, la produzione, la fabbrica sono gli unici soggetti possibili, gli unici luoghi possibili in cui si può realizzare la coscienza di classe. Bene, e quando ce l'hai la coscienza di classe, che cosa te ne fai? Qui Marx oscilla, oscilla moltissimo. Perché oscilla? Perché ovviamente la prima idea è la rivoluzione. La rivoluzione è un concetto moderno, è un concetto eroico, è un concetto semplificatorio, perché vuol dire con un atto, con un gesto, con una giornata risolvi una questione. Poi Marx da una parte è perfettamente immerso nel secolo delle rivoluzioni, dall'altra è un pensatore troppo sofisticato per affidare alla rivoluzione la soluzione dei problemi borghesi. Faceva delle rivoluzioni, quella di Marx che vuole essere una rivoluzione non politica ma sociale, cioè una modificazione radicale dei rapporti di produzione, non può essere affidata a un unico gesto politico. Poi Marx non ama la violenza, non è sorello, è un violento come pensatore, ma in lui la violenza non ha un luogo teorico, la vede, ma appunto Marx ha una struttura dialettica di pensiero e la dialettica con la violenza non ci sta. La dialettica è mediazione, anche se è riconoscimento di tutte le contraddizioni, anche se alla fine giunge alla tesi che un rovesciamento deve avvenire, non affida questo rovesciamento a un gesto, a un colpo, perché sarebbe troppo facile. Affida il rovesciamento a una maturazione, per cui ci deve essere, bisogna lasciare che ci sia un progresso. Naturalmente il progresso è un concetto borghese, il progresso borghese fa gli interessi dei borghesi, però serve anche a produrre una base sociale del proletaria estesa e serve anche a dare il tempo al partito di radicarsi. Qui non siamo davanti alla teoria del colpo di Stato, non ci sono colpi di Stato, colpi di Stato li fanno i borghesi. Anzi, a ricordo tutte le rivoluzioni borghesi sono dei colpi di Stato. Perché una rivoluzione borghese viene sempre dopo, cioè è veramente un colpo di Stato che spazza via una sovrastruttura politica ormai incapace di contenere le nuove forme di produzione che sono già nate dentro il vecchio sistema politico, che trovano il vecchio sistema politico una gabbia che deve essere abbattuta, e la parte. Cioè, c'è già ciò che importa, quando c'è una rivoluzione borghese, ciò che importa è già avvenuto. Allora, la rivoluzione comunista, invece, si trova davanti al compito di creare ciò che importa. Per cui, cioè il comunismo, bisogna che prima i borghesi abbiano fatto tre quarti del lavoro, cioè abbiano sviluppato l'industria, abbiano allargato la base operaria, abbiano consentito, grazie alle libertà borghesi, la propaganda social comunista, e poi si tratta di capire che cosa avviene. E qui c'è il grande enigma. Marx di rivoluzioni vere non ne ha vista neanche una. Cioè, ha visto quella del 48, che è quella da cui nasce l'idea che non bisogna fare le rivoluzioni senza prima aver fatto la critica dell'economia politica. E poi vede la comune.
Sulla comune naturalmente spende parole di entusiasmo, spende maledizioni nei confronti dei prussiani e delle élite francesi che fino al giorno prima si erano fatte la guerra e poi si mettono insieme per sparare sugli operai della comune. Benissimo, però lo sa benissimo che la comune non è la grande rivoluzione, per cui affida alla comune un valore di testimonianza. Come si faccia a far politica? Marx non lo dice mai. È molto bravo a criticare gli altri che la fanno e non ha una teoria della politica. Meno che mai ha una teoria delle istituzioni di una società comunista, perché una società comunista le istituzioni ne dovrebbe avere molto poche. E lascia tutto ciò incompiuto e offerto alle interpretazioni degli altri, da Sorel, a Lenin, a Kautsky, a Bernstein, poi però Gramsci. Qui che vuoi fare? Perché? Perché Marx non può pensare alla politica. Perché il pensiero dialettico non è normativo. Per cui si ferma sulla soglia. Detto in un altro modo, in Marx non troverete l'immediatezza. L'immediatezza originaria, cioè il rapporto di funzione capitalistico, è essa stessa una mediazione. Il comunismo è un'idea limite. In mezzo c'è soltanto un sistema di mediazioni, viste dai borghesi in un certo modo, da Hegel in un altro modo, da Marx in un altro modo ancora. Marx dice che alla fine della mediazione, come la vede lui, ci deve essere un rovesciamento. Ovviamente non dice né come, né dove, né quando, né perché. Cioè, a quel punto la dialettica tace. Non può che tacere. O, se prosegue, diventa riformismo. Cioè, teoria del progresso. Se accetta di cessare come pensiero, diventa sorella. O ieri, che è la stessa cosa. Non a caso sorella ha scritto il plaidoyer per Poulenin, l'elogio di ieri. Cioè diventa azione, ma quando diventa azione, l'azione è azione, non è il pensiero dell'azione. Per cui il fascino di Marx, che Marx esercita su Croce e su Gentile, è questo. Che questi che erano filosofi di gran classe leggono Marx e capiscono ogni qui c'è uno che sta dicendo che la verità della filosofia è la azione. Fantastico. E poi gli chiedono e allora avete un Gentile che dice che adesso dove poi penso io e penso l'atto puro, dove il pensiero e l'azione sono la stessa cosa. Croce che dice, beh, dove poi penso io e penso la storia che è fatta tutta di azioni e la filosofia non è nient'altro che storiografia. E allora ringrazio Marx perché ci dà un criterio per la storiografia. Oppure Sorel che dice, bene, l'abbiamo capita, allora la filosofia la si fa tagliando la testa ai socialisti che sono entrati in Parlamento invece che star fuori per le strade a fare col mito non con la ragione a fare la rivoluzione per le strade. Oppure si fa come Schmitt che dice va là Marx che sei ancora un hegeliano davanti alla decisione arretri,
dici che c'è la grande decisione, il grande conflitto tra borghesia e capitalismo, lo dici e poi col tuo pensiero non ci si arriva mai. Sei ancora italiano. Cioè sei ancora tutto interno alla mediazione. La grande immediatezza la grande immediatezza c'è la sorella. La grande immediatezza vuol dire fare il balzo fuori dal pensiero dialettico e entrare nel pensiero negativo, cioè abbandonare tutto, non credere più all'essenza del pensiero dialettico, che è la coincidenza di ragione e realtà. Allora, tu hai il pensiero negativo tanta più efficacia quanto meno hai coincidenza di ragione e realtà. La ragione è un coltello con il quale tagli la torta e basta. E allora non è più una ragione, ma è un'arma da guerra, è un mito, è una decisione. Ecco, se io devo parlare del pensiero politico di Marx, io devo parlare della politicità dell'economia, delle riflessioni di Marx sui filosofi politici che hanno preceduto e del problema politico di Marx. Il problema politico di Marx è che dopo aver detto che la politica come sfera spaccata non esiste, l'autorità della politica è dappertutto, tutta la struttura del suo pensiero è fatta in modo tale che la politica non si sprigiona mai. È capacissimo di criticare la politica altrui, è potentissimo tutti i tentativi di neutralizzazione del conflitto. Ma sul conflitto non dice niente. Chi ha detto qualche cosa sul conflitto, chi ha provato che era sul conflitto, o lo ha Marx apertamente rinnegato, o ha continuato a dirsi marxista sottoponendo il pensiero di Marx a una torsione antidialettica. C'è poco da fare, viene un antidialettico, può dire che gli pare, ma lo è, solenno, ne parliamo. Tronti è un antidialettico, cioè tutte le letture di Marx che pongono in evidenza l'elemento della conflittualità dove gestita da una soggettività, in questo caso operaia, eccedente la mediazione, una soggettività che si costituisce dentro ma anche fuori la macchina capitalistica, sta parlando di qualche cosa che Marx non avrebbe capito. Per carità, è lecitissimo parlare di cose di cui Marx avrebbe avuto un grande sospetto, certo, perché, però la struttura del pensiero di Marx è una struttura dialettica. Io in questo sono sicuramente debitore della mia lettura, che è anche per motivi biografici concentrata sulle interpretazioni di Adorno e sulle Neue Marxlektüre, cioè sull'interpretazione del capitale come dello specchio della logica di Hegel, sostanzialmente. Ma, insomma, i segnali che Marx lancia, senza esserne richiesto, sulla dialettica in apertura del capitale, mi fanno pensare che almeno lui credesse di essere un pensatore dialettico, e con la dialettica fai molto, naturalmente, ma dopo tutto il pensiero dialettico è meno potente del pensiero razionalistico, perché il pensiero dialettico si pone molti meno problemi. È un banale pensiero costruttivistico, normativo, che ha come proprio rovescio, il pensiero negativo. Decisionismo è il voto oscuro del liberalismo, cioè di pensieri che affermano di essere pensieri della realtà, dentro la realtà, ma in realtà sono forme di intervento violentissimo sulla realtà, dei dover essere più o meno motivati. Il pensiero dialettico
apporre completamente il concetto di dover essere e la continua polemica di Hegel, continua, ossessiva, è presente in Marx allo stesso modo. Il dover essere è una cosa inferiore. Il vero pensiero consiste nello scoprire l'automodificazione, lo svolgimento del reale, non nel mettere le braghe al mondo. Del resto la filosofia è sempre troppo tardi per insegnare al mondo come esso debba essere. Hegel, Marx, che si fa beffe di tutti i socialismi non dialettici, li chiama utopistici. Beh, il risultato è che il pensiero dialettico si consegna alla storia con la pretesa di averne in mano la chiave. E almeno finora, invece, sembra proprio di no. Questo non dice assolutamente niente sul pensiero dialettico, che lo scacco del pensiero dialettico non significa la sua inferiorità rispetto ad altre forme di pensiero. Perché il pensiero dialettico è custodito, un impulso umanistico, nascosto, ma custodito, un impulso umanistico, che in altre forme di pensiero è proclamato falsamente e in altre è apertamente ripugnato. Ecco. L'impulso umanistico presente nel pensiero dialettico può anche, ma qui sono proprio lorniano, può anche valere, come dire, può valer la pena di attestarci davanti allo scacco della dialettica. Sapere che quell'impulso umanistico non è ancora stato soddisfatto, invece che affermare che non sarà mai soddisfatto, pensiero negativo, oppure che è già stato soddisfatto, ma che volete di più, pensiero razionalistico. Vi ringrazio. Naturalmente, immagino che possiamo avere qualche feedback. Ai miei tempi, onorevole Bretagni, quelli che tra di voi sono più giovani, a questo punto sarebbe scoppiata una zuffa gigantesca e ciascuno avrebbe fatto la sua armato di 100 citazioni e 2000 interpretazioni. Quello è il movimento. Diciamo così, i meno esperti o i più esperti fra i giovani potrebbero, i più esperti fra gli adulti, cioè i professori, o i più esperti fra i giovani, cioè i miei allievi, potrebbero cominciare con lo svolgere qualche argomento, qualche controargomentazione, che sono certo non mancherebbero. Prego. Volevo chiedere una cosa, senza aderire completamente alla rilettura che da serve.